Benvenuti, siamo con il professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, il Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Benvenuto professore. Buongiorno, buonasera, buona mattina, a seconda di quando ascolterete o ci vedrete, un caro saluto a tutti e a tutte. Ecco, professor Novara, lei afferma che bisogna uscire dalla scuola come luogo che registra gli errori. Ci spiega cosa intende? La paura di sbagliare è una spaventosa complicazione nei processi di apprendimento, perché bisogna distinguere fra il necessario stress che imparare agisce dentro di noi da quello che invece è un elemento emotivo che rischia di bloccarti, ossia la paura. Se la scuola fa vivere l'errore come momento di contrazione emotiva su cui l'alunno, lo studente finisce col trovarsi in una sorta di tunnel problematico e addirittura ansiogeno, blocca quello che è la formazione dell'apprendimento stesso, ossia utilizzare l'errore come strumento di crescita. Il caso più eclatante è ovviamente il bambino di 4 anni che deve imparare ad andare in bicicletta senza le rotelle, ovviamente deve cadere. Non c'è un piano B, o cade o non impara. Se viceversa il genitore, lo spavento, non cadere, e come farà a imparare? Tecnicamente impossibile. E lo stesso vale per tutti i processi di lettoscrittura, lo stesso vale anche per la famosa questione del metodo di apprendimento. Ho capito che gli alunni non hanno metodo, ma per riuscire ad acquisirlo devono metterci tutta la pazienza del mondo, riuscire a provarci, a riprovarci, prova e riprova, tentativo ed errore, finché capiscono cosa gli risulta sostenibile. Dovranno studiare per nuclei concettuali, dovranno sottolineare, dovranno fare delle sintesi. No, adesso sto andando anche alla mia esperienza, specialmente liceale e universitaria. Ognuno ha anche il suo cervello, diciamo, le sue neuroconnessioni. Sono quelli che basta studiare mezz'ora prima di dormire, che il giorno dopo sono freschi come un gallo al mattino. Insomma, è sempre molto particolare. Bisogna sbagliare per imparare, non aver paura di sbagliare. Ecco, rispetto a quello che ci ha appena detto, no? La valutazione sommativa certifica la prova basandosi proprio sulla ricerca dell'errore e della mancanza. Cosa ci pensa di questo tipo di valutazione? Qua siamo proprio nell'archeologia, no? Facciamo l'esempio più tragico ed eclatante, no? Uno studente delle superiori prende 2, 3, anche 4 all'inizio del secondo, del cosiddetto secondo quadrimestre, tutte formule che a me non piacciono molto, però le riporto così come sono, e a quel punto, nella logica sommativa, cosa fa? Per riuscire ad arrivare perlomeno alla sufficienza, deve prendere un 7. Se ha 3, siamo a 5. E poi per arrivare alla sufficienza vera e propria, deve prendere un 8. Il che, francamente, per uno che parte da 3, non è semplicissimo. Il buon senso ci dice qualcos'altro. Cioè, che la scuola è un luogo di apprendimento. Se tu parti senza avere l'apprendimento, e quindi parti dal 3, mettiamo, per stare dentro questa metafora che a me non piace, vuol dire che hai tanto spazio di manovra in avanti, diciamo, per l'apprendimento.
non puoi pensare, oddio, ho preso tre, siamo nel secondo quadrimestre, non ce la farò mai a prendere 7-8. Ma la scuola registra i suoi progressi. Per cui se un alunno prende 3, poi passa al 5, infine mettiamo passa al 7, per me, come pedagogista, è fuori discussione che la sua valutazione è 7. Non ho alcun dubbio, perché quello è il suo percorso. Non sto a mettere assieme, non ha senso. Però vuol dire contrarre l'alunno sui suoi errori e togliergli la motivazione. Perché capite che se prendi 2 al momento sbagliato dell'anno scolastico, ti sgonfi ed è inutile poi dire, ma ce la puoi fare. Ma come fai? Ho preso 2. Come fai? Ecco, quindi la sommatoria è proprio catastrofica e io appunto ho proposto un'altra modalità di valutazione che permette di motivarsi, di stare sul pezzo, di sentire la forza dell'imparare, proprio la forza, il gusto, non di dover fare i conti con un voto sbagliato che magari hai preso in un momento anche sbagliato della tua storia scolastica. Ecco, professore, lei ha fatto l'esempio dei numeri, sia positivi che negativi. Mettiamo il caso anche di un 7, no? Quindi è un voto abbastanza positivo, ma che non esclude, cioè non denota che ci siano ancora dei miglioramenti da fare. Come fa il ragazzo a comprendere dove migliorarsi semplicemente con un numero e senza che sia accompagnato da una descrizione dei punti di forza e di debolezza? Esatto. Allora, mettiamo in chiaro due questioni inequivocabili dal mio punto di vista. Uno, il voto cristallizza la valutazione. Se non un numero lo cristallizza letteralmente, ma l'elemento più critico in assoluto non è neanche quello, è che il voto non parla. Non parla. Al punto che sarà capitato a tutti, no? Che a scuola abbiamo preso 5, mettiamo le superiori sempre, andiamo dall'insegnante e chiediamo: ma come mai questo 5? Mi ero preparato. Ah, ci dice: non preoccuparti, è un 5 positivo. Ho capito, però è sempre 5. No, t'ho dato 5 per questi motivi. E dove stanno scritti questi motivi? Non parla il 5, prof! E questo è un problema molto serio. Come fa un ragazzo a orientarsi? Come fa? Va in depressione. Va in depressione e non coglie la natura. Cioè, dobbiamo aiutare gli alunni a capire il loro percorso, non a restituirgli una cristallizzazione di giudizio. Non è un giudizio la scuola. Non è un tribunale, è un luogo dove si può costruire assieme una comunità di apprendimento. È un luogo dove c'è sempre la possibilità di ricominciare, di partire con un nuovo inizio. Ma basterebbe aver studiato un po' di più Jean Piaget, cosa ci diceva? I bambini imparano per rivoluzioni cognitive. Cioè, cosa succede? Che il bambino magari per dei mesi sembra che non stia imparando niente, poi improvvisamente, trac, no? Assimilazione e accomodamento la definiva il grande Jean Piaget questa operazione. Ma in fondo è anche quello che poi ci ha restituito la neuroscienza, ossia il cervello ha bisogno di incrociare tutte le sue neuroconnessioni per mettere assieme un apprendimento e specialmente la scuola deve aiutare questo processo attraverso l'applicazione, non la ripetizione, l'applicazione, il fare, il provarci, l'esperimentare, l'esperimento, l'essere nella situazione.
ci vuole una scuola anche che sappia uscire dalle mura sempre più strette dell'aula, incrociare il territorio, incontrare le persone, no? Far vivere agli alunni il bello di, che ne so, scoprire l'arte medievale nella città, scoprire la botanica nel parco, scoprire gli animali direttamente nella vita di tutti i giorni, scoprire la storia, no, sui mattoni delle nostre straordinarie costruzioni. L'Italia è un terzo del patrimonio storico-artistico mondiale e teniamo gli alunni nelle aule così, senza cogliere, no, il vantaggio enorme che si avrebbe nel uscire, confrontarsi, no? Ogni paese, ogni città italiana è ricchissima di occasioni, di quelle che chiamo situazioni stimolo. Ecco, allora, per finire questo discorso, la mia proposta è la valutazione evolutiva, cioè valutare i progressi e non gli errori. È simile alla cosiddetta valutazione formativa di cui in diverse circolari ha parlato anche il Ministero. Però la valutazione formativa è uno sguardo complessivo sull'alunno. Benissimo, certo. Ma la valutazione evolutiva è proprio qualcosa di molto tecnico. Si parte da una prova d'opera iniziale, in modo che l'insegnante, l'equipe degli insegnanti ancora meglio, colga i punti di partenza degli alunni, punti di partenza, e su quella base strutturare poi le valutazioni. Allora possiamo dire che la valutazione che valuta i progressi è una valutazione antipigrizia. E perché è molto comodo poi stare lì abbarbicati al voto, all'interrogazione programmata, a ripetere, no, contenuti più o meno, non dico mandati a memoria, ma comunque acquisiti nella forma della memoria e non, come dire, dell'applicazione. Più interessante, più creativo, ma anche più faticoso doversi impegnare per creare un continuo miglioramento, no? Anche per chi è già avanti, no? Pensiamo anche a tanti alunni che hanno capacità già in prima elementare superiori ai loro compagni, devono essere invogliati non ad aspettare gli altri al traguardo che hanno già raggiunto, ad andare avanti, a essere valutati sui loro ulteriori progressi, sui loro miglioramenti. Ecco, altrimenti i famosi plusdotati, no, si impaludono nella vita scolastica che offre loro ben poco, e non funziona. Ecco, quindi sia per chi ha poco, sia per chi parte dal poco, sia per chi parte dal tanto, la valutazione evolutiva, e tanto più anche per gli alunni con dei deficit, che sono quelli più bisognosi di essere valutati sui loro progressi. Prendiamo il caso di un dislessico, valutiamolo sui progressi, non, come dire, bombardiamolo di etichette di varia natura, che non ne ha bisogno, ma cerchiamo di capire come migliora, aiutiamolo, certo, però il problema non è facilitarlo all'inverosimile, ma fare in modo che compia tutti i suoi passettini verso i suoi obiettivi e cogliere anche, sempre nella dislessia, la natura particolare di questa forma neurologica, che ha anche tanti tanti vantaggi, come ci dimostrano
straordinari personaggi della nostra storia, recente e meno recente, che erano giusto dislessici e che se la sono cavata meglio di tutti noi messi assieme, detto proprio papale papale. Ecco, professore, chiudiamo con un'ultima domanda. Lei ci ha parlato di questa valutazione che accompagna, però sia gli alunni che i genitori spesso sono abituati a valutare a seconda del voto che viene assegnato, quindi positivo o negativo. Secondo lei è possibile valutare un alunno senza dover necessariamente mettere un'etichetta, ovvero è possibile una scuola senza voto? E certo, è quello che in qualche modo tutti auspichiamo, è quello che sta già avvenendo nella scuola dell'infanzia. Non dimentichiamo che nei paesi civili la scuola dell'infanzia è obbligatoria, Svizzera, Francia, quelle che confinano con noi, perché la scuola dell'infanzia è la più importante in assoluto. Dai 3-6 anni tutti i bambini e le bambine dovrebbero andare a scuola, perché lì si creano le basi per tutto il resto della vita, quindi lì non ci sono voti. E quello va considerato, nessuno si sogna di mettere i voti alla scuola dell'infanzia, per fortuna, in attesa che qualche decelebrato venga qualche idea balorda. E lo stesso per le scuole primarie, che fino al 2009 avevano una valutazione più o meno narrativa. Poi c'è stato il ritorno disgraziatissimo ai voti numerici, sempre dall'1 a 10, perché noi siamo collegati quasi militarmente al decalogo di antica confessione. E infine, 3 anni fa, 2021, fra il 2020 e il 2021, ecco che grazie al lavoro di pedagogisti e di politici, finalmente un filino illuminati, si è puntati non tanto al ritorno della valutazione pregressa, che aveva 6 formule letterarie, come noto, ma a una valutazione narrativa vera e propria, basata, come noto, su soltanto quattro dizioni ben articolate, che permettono agli alunni della primaria e ai loro genitori di capire, no, su cosa stanno lavorando, e quindi di dire alle famiglie e tanto più agli alunni, perché a scuola poi vanno gli alunni, non vanno i genitori, cosa sta succedendo e in che modo possono sviluppare, no, i loro miglioramenti e tutto il loro potenziale, no? Il potenziale maieutico, come lo chiamo io. Quindi non si tratta di inventarsi niente, bisognerebbe al più presto portare, come era prima del 2009, la valutazione narrativa anche nella secondaria di primo grado, per poi portarla anche nella secondaria e secondo grado. Perché attenzione, non si tratta, come vuol far credere qualcuno, di una rivoluzione. Ma stiamo scherzando, ma che rivoluzione? Un fatto tecnico, assolutamente un fatto tecnico. Come nelle case siamo passati dai termosifoni in ghisa ai termosifoni in acciaio. Come nelle case a un certo punto abbiamo messo i climatizzatori, anche nella scuola si fanno dei cambiamenti tecnici, cercando di raggiungere degli standard e delle prestazioni migliori. Per cui è solo quello. Dobbiamo rispettare la pedagogia come scienza, che ci ricorda l'importanza di una valutazione che permetta a gli alunni e i genitori di capire, per cui non solo si può fare senza voti, ma è la cosa assolutamente migliore che permette alla scuola finalmente di proporsi, no, come luogo
di esperienza condensativa delle potenzialità dei nostri ragazzi, ragazze, bambini e bambine. Grazie professor Novara per essere stato con noi. Grazie a tutti e a tutte, un carissimo saluto.